Dopo lo stop dovuto al Covid, l'atteso ritorno. Con il Galà dell'Olio 2021, in programma sabato 10 luglio alla Pinacoteca San Domenico di Fano, si riaccendono i riflettori sui migliori oli d'Italia e del Mediterraneo. Un evento che vanta anche il patrocinio e il contributo del Comune di Fano e che sarà soprattutto l'occasione per consegnare alcuni tra i più ambiti premi oleari internazionali. Ci ritroviamo dopo due anni di stasi, se vogliamo, per questioni Covid, a riprendere in presenza la premiazione, in questo caso possiamo fare solo le premiazioni dei concorsi internazionali, l'oro d'Italia, l'oro nazionale, l'oro d'Italia e l'oro del Mediterraneo, organizzati da Olea, provenienti da tutta Italia, inviati da 350 aziende, da aziende italiane, croate, spagnole, da tutto il Mediterraneo. Quindi è una grossa soddisfazione che si conclude con la premiazione degli oli premiati, quindi la presenza di aziende provenienti da tutte queste regioni e dall'estero, a ricevere questi premi che Olea assegnerà e consegnerà in questa giornata, dove riprendiamo veramente in pieno la nostra attività, con l'augurio che l'anno prossimo possa essere ancora migliore, con tante altre iniziative che avevamo in cantiere ma che non abbiamo potuto svolgere. Nonostante la possibilità ridotta di fare attività, quest'anno abbiamo un nutrito elenco di produttori che hanno aderito alla premiazione e naturalmente continuiamo con le attività collaterali tipo il premio Antonio Ricci in memoria del nostro vicepresidente, ormai alla sua quarta edizione, e purtroppo per la prima volta quest'anno il premio nazionale Ettore Franca. Ettore è stato il nostro presidente storico, sarà il nostro presidente per sempre e in suo onore e in sua memoria da quest'anno istituiremo anche questo premio. Ovviamente continueremo con la confezione dell'olio ambasciatore, che è il risultato del blend di tutti gli oli presentati a concorso, che a nome dei produttori verrà distribuito alle autorità intervenute. E consegneremo la simbolica bottiglia dell'oro della solidarietà alla mensa Padre Pio, a cui vanno tutti gli oli presentati a concorso, ovviamente a nome di tutti i produttori che hanno partecipato. Sì, un evento di grande importanza per la città di Fano, che rappresenta uno dei prodotti enogastronomici più importanti del nostro territorio. Parliamo dell'olio DOP Cartoceto, ma in considerazione della presenza di questo fantastico olio, un concorso che vuol valorizzare tutti gli oli italiani nel luogo dell'olio, quindi la città di Fano, la zona di Cartoceto, il territorio delle vallate del Metauro e del Cesano. E quindi la presenza qua di tanti produttori in questo weekend e la presenza di tanti oli stanno a suggellare proprio dell'importanza di questo territorio su questo prodotto enogastronomico che, come recita insomma l'evento, è l'oro d'Italia. Agli alloro delle Marche. In cantiere per il 2022 una vera e propria fiera dell'olio, con il ritorno di Fano Extra. Nel frattempo c'è comunque di che sorridere, la produzione più recente sembra infatti essere di un livello eccelso. Importantissimo è poi un altro fatto, ed è che la gioia che noi manifestiamo sta nell'aumento medio della qualità degli oli presentati a concorso, oltre che della loro quantità. E questo un po' ci ripaga dei sacrifici fatti, perché noi abbiamo l'ambizione di dire di aver nel tempo contribuito a stimolare il miglioramento della qualità di questo prodotto, che può permettere a chi riesce a capirne l'importanza di avere tutti i giorni a tavola bontà e salute. È stata un'annata straordinaria, perché veramente gli oli erano veramente eccezionali. Forse è stata una delle campagne olivicole dove abbiamo riscontrato la più alta qualità degli oli presentati. Tra questi ci sono anche molti marchigiani che hanno partecipato ai nostri concorsi e si sono piazzati ai primissimi posti, tenendo alto anche loro il nome delle Marche.